Continuiamo con gli approfondimenti di Lab News, continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus e lo facciamo anche dal punto di vista diciamo dell'informazione, del sociale, dell'università, e siamo in collegamento da Napoli con il professore Lello Savonardo, professore di comunicazione e sociologo, quindi la facoltà di sociologia di Napoli. Allora, intanto l'università non si ferma, questo lo possiamo dire, continuano le lezioni online. Che cosa state facendo a Napoli? Salve a tutti, sì, l'università non si ferma, è un segnale molto importante, la conoscenza, la cultura continua, diciamo, a trasmettere in qualche modo attraverso le tecnologie digitali i saperi. In realtà, diciamo, con la comunicazione a distanza attraverso diverse piattaforme, in particolare in primis l'Università Federico II utilizza federica.eu, che è una piattaforma di web learning, diciamo, che ormai è consolidata in Europa, è la prima, e propone lezioni a distanza. In un momento di crisi, di grande difficoltà come quella che stiamo vivendo, le tecnologie digitali ci stanno permettendo di trasmettere la conoscenza in modalità nuova, inedita, cioè con tecnologie che avevamo già sperimentato con le lezioni a distanza e che oggi, con un bisogno emergente di trasmissione della cultura da casa a distanza, si stanno applicando in modo efficace. Per esempio la Federico II è attiva anche sulle sedute di laurea, stiamo facendo le sedute di laurea online, risolvendo un problema che è chiaramente contingente, ma che sta sperimentando anche nuovi modi di fare didattica online. In questo momento di crisi, dove è stato chiaramente necessario adottare nuovi metodi didattici, io ho deciso di far partire il mio corso I linguaggi della creatività, conversazioni con artisti come Mango, Lucio Dalla, Alex Britti, Edoardo Bennato, Giovanotti e Ligabue, che sono stati ospiti alla Federico II in questi ultimi 10 anni, quindi artisti di ieri e di oggi, che nell'arco, diciamo, di questi 10 anni sono venuti a fare delle conversazioni con me sui linguaggi della creatività alla Federico II. Poiché avevamo previsto, diciamo, fra un mese di lanciare questa iniziativa di didattica online con federica.eu, che poteva in qualche modo avviare un nuovo modo di fare didattica anche attraverso l'utilizzo di testimoni privilegiati del mondo della musica, in realtà l'avevamo ipotizzata come un lancio di comunicazione molto diciamo, efficace anche sul piano nazionale. Quando è successo quello che è successo, abbiamo ritenuto necessario utilizzare anche questo nuovo modo di fare didattica online con artisti che parlano con me di temi centrali come la cultura, il mutamento, le tecnologie, i linguaggi, le culture giovanili, e l'abbiamo fatto in questo periodo. Io adotto questo corso di linguaggi della creatività su federica.eu, accessibile a tutti, quindi tutti si possono registrare cercando su federica.eu I linguaggi della creatività Savonardo e possono assistere a delle lezioni dove io presento dei concetti sociologici sulla cultura e sulla musica e sull'arte e sulle tecnologie e sulla comunicazione, e insieme agli artisti dialogo su questi temi, perché estrapoliamo alcune conversazioni fatte all'università e alcuni passaggi importanti di Giovanotti, di Ligabue o di Lucio Dalla, e li utilizziamo per chiarire meglio alcuni concetti chiave di queste lezioni. Quindi nel corso di teorie tecniche della comunicazione che io tengo alla Federico II e nel corso di teorie di storia e teoria dei nuovi media che io tengo all'Accademia delle Belle Arti, questo corso in linguaggi della creatività su federica.eu sarà centrale per declinare i concetti chiave che io propongo nel mio libro Sociologia della Musica e nel mio altro libro Pop Music, Media e Culture Giovanili. Questo corso è già attivo, giusto? Assolutamente attivo da quando abbiamo iniziato le lezioni a distanza, quindi diciamo da almeno una settimana, su federica.eu, è accessibile a tutti, anche agli interessati, agli appassionati. A chi non è iscritto, insomma, al corso, insomma, alla Federico II? Diciamo che non è necessario essere iscritti alla Federico II, ma da tutto il mondo,
chi vuole ascoltare Jovanotti che parla di creatività e di invenzione o di Ligabue, se chi vuole ascoltare Ligabue che con me conversa sulle sue canzoni ma anche su Bauman e Goffman, lo può fare accedendo, registrandosi a federica.eu al corso I linguaggi della creatività. Insomma, una cosa davvero molto interessante, credo anche unica nel suo genere. È assolutamente unica, diciamo che avevamo avviato, diciamo 10 anni fa circa, forse di più, queste conversazioni con gli artisti nelle università, perché riteniamo che gli artisti possano essere i testimoni privilegiati dei mutamenti, delle trasformazioni, ma anche dei linguaggi musicali e delle culture giovanili. E quindi io, quando ho invitato Jovanotti, Ligabue, Lucio Dalla, Edoardo, Bennato, Mango, Britti a parlare di questi temi, cioè dei mutamenti della cultura giovanile, pensavo fossero dei momenti chiaramente ad hoc specifici. In questi anni ci siamo resi conto che questo può essere un modello didattico e quindi su federica.eu abbiamo realizzato questo corso che è utile per formarsi sui temi sociologici della cultura, della musica e delle tecnologie, oltre che della comunicazione, ma anche ascoltando il parere e il punto di vista degli artisti come testimoni privilegiati del mutamento. Mutamento, tecnologia, ma anche musica, ne approfitto, insomma, perché come sociologo può darmi magari una spiegazione a questa domanda. Che cosa sta accadendo agli italiani in questo momento? Diciamo, stiamo diventando tutti musicisti, cantanti, usciamo sui balconi, queste restrizioni ci stanno portando, insomma, a far uscire anche un po' l'artista che è in noi. È un fenomeno? Assolutamente sì, è un momento in cui l'effervescenza creativa si sta manifestando in diversi modi e la collettività si sta nutrendo di nuove forme di espressione, ma dobbiamo ricordare che stiamo vivendo un momento serio, drammatico, molto difficile, che segnerà un passaggio rilevante del nostro vivere sociale. Ci sarà sicuramente uno spartiacque tra il prima e il dopo, e stiamo rispondendo a questa crisi con nuovi modi di stare insieme, di percepire non soltanto la dimensione intima, privata, nelle nostre case, ma anche quella collettiva in cui è, diciamo, stato riscoperto il momento della condivisione e dell'emozione da condividere anche sui balconi, che ci permette di dire siamo tutti insieme, stiamo tutti quanti insieme affrontando questa difficoltà, in un senso di appartenenza identitaria molto bello e importante. La musica diviene uno strumento, come sempre, aggregante, e non è un caso che ci sono state iniziative spontanee di artisti come i Negro Amaro, come Jovanotti, come Ligabue, come Britti, che hanno dato attraverso i loro Instagram, le loro diciamo, performance online, contributo a questo sentirci tutti quanti uniti in un momento così difficile. Quindi la tecnologia in questo senso, diciamo, aiuta molto, ci sta salvando in qualche modo, almeno psicologicamente, è una finestra sul mondo. La tecnologia aiuta molto, attenzione, è chiaro che siamo bombardati dalla comunicazione, sia sui media tradizionali che sui media digitali. Dobbiamo stare attenti a filtrare le informazioni, dobbiamo stare attenti alle fake news e alle disinformazioni, e anche non farci prendere dal panico o dalla psicosi che il bombardamento mediatico sta determinando. Sicuramente la situazione è seria, dobbiamo prenderci la responsabilità di agire in modo responsabile individualmente per il bene collettivo, ma la tecnologia digitale oggi ci permette di comunicare, di essere always on, sempre connessi gli uni con gli altri, anche a distanza, e questa è una grande opportunità. Allora, professore, un altro fenomeno molto particolare a cui stiamo assistendo, e secondo me abbiamo forse il primato anche di questo in Campania, è quello dell'ironia, di ironizzare anche un po' sulle cose per affrontare, esorcizzare anche un po' il problema. Abbiamo visto un presidente della Regione Campania, un De Luca, un po' in tutte le salse, insomma, molto ironico, molto simpatico, che sta in qualche modo entrando nelle case degli italiani con simpatia.
Sì, sicuramente condivido quello che ha detto Carlo Verdone su Carta Bianca l'altro giorno a Rai 3, dicendo che De Luca è ai ritmi e ai tempi dell'attore. In realtà, effettivamente, diciamo, il nostro governatore è molto rigoroso, molto serio, sta affrontando questa situazione con determinazione. Ma lo fa con dei tempi, diciamo, della comunicazione straordinari, perché lui è veramente un animale comunicativo, diciamo così, sociale, che riesce ad arrivare direttamente con le sue parole, al linguaggio comune, alle persone, parlando, un linguaggio che è, diciamo, in qualche modo percepito in modo efficace. A tal punto da essere ridefinito, ripensato, riconcepito dai social media, come appunto un personaggio, diciamo, che richiama Superman, Robocop, oppure sostanzialmente, con l'ironia si gioca molto sulle sue modalità di espressione, che secondo me rispondono a un rigore che in questo momento è necessario, ma dall'altro, tutto ciò lo rende simpatico, lo rende accessibile più, e in qualche modo la viralità di queste ridefinizioni del personaggio, secondo me, stanno facendo bene anche alla sua popolarità. Diciamo che stiamo anche un po' cancellando in qualche modo lo stereotipo del napoletano, del campano in generale, anche un po' a livello nazionale. Per fortuna, perché dagli ospedali napoletani stanno arrivando delle buone notizie, abbiamo anche qui, lo possiamo dire, non vogliamo fare insomma, i campanilisti, però è dal Cotugno e dal Pascale che sono arrivate le prime buone notizie sulle terapie. Sono contento che tu dica questo, l'ho appena scritto in un editoriale su Repubblica stamattina insieme a Luigi Amodio, direttore di Città della Scienza. In realtà abbiamo ribadito quanto l'eccellenza campana in diversi campi è assolutamente a livello internazionale rilevante. Il Pascale sta facendo delle sperimentazioni molto utili e interessanti per la cura contro il coronavirus e per esempio prima citavo Federica.eu è diciamo, uno strumento di didattica a distanza che ci invidiano in Europa e che oggi con l'emergenza di questa crisi si dimostra di essere efficace per procedere con la comunicazione a distanza e le lezioni a distanza. Quindi la Campania è sempre manifesta sempre eccellenze in questo senso. Ieri è esplosa una polemica sul web, che poi è finita anche nei maggiori telegiornali nazionali, quella che faceva riferimento ad un servizio del TG Leonardo del 2015, dove si parlava appunto della sperimentazione dei cinesi su un coronavirus, insomma, con delle proteine prese da un pipistrello, si parlava di salto di specie, insomma, in qualche modo si faceva riferimento al coronavirus di oggi, questo era quello che si paventava. Poi il video è stato rimosso, insomma, qualcuno ha cercato di raddrizzare il tiro. Ma questo tipo di notizie che effetto può avere sull'opinione pubblica? Allora, stiamo attenti perché la disinformazione angolo, bisogna stare molto attenti alle fonti e quando diciamo delle testimonianze devono essere molto attenti anche a capire quali sono gli effetti di queste notizie. Il sensazionalismo non aiuta. Stiamo attenti a chi dice cosa, a quali sono le fonti, se sono autorevoli, per ribadire alcune notizie. Ora non conosco bene la vicenda e non voglio entrare nei meriti, ma sicuramente quello che per esempio ho scritto insieme a Gigi Amodio stamattina sull'editoriale su Repubblica è che abbiamo bisogno di mediatori culturali, cioè di esperti di comunicazione scientifica che siano in grado a più livelli di comunicare la realtà scientifica in modo efficace. E soprattutto è necessario che ci sia un'intesa, una rete tra i diversi attori del territorio, dalle università ai centri di ricerca fino alla Città della Scienza, per esempio a Napoli, che siano in grado di avere sempre di più esperti formati con delle strategie di formazione didattica in tal senso, che possano comunicare ai più, alle masse,
scoperte scientifiche o diciamo temi scientifici che molto spesso sono soltanto per gli addetti ai lavori, mentre come abbiamo visto in questo caso c'è la necessità di dialogare con la gente comune su temi importanti e far capire quali sono le dinamiche reali della scienza e le relative applicazioni. Per cui la comunicazione scientifica è fondamentale, questo momento segna la necessità di avere quanti più comunicatori scientifici per il futuro, per affrontare situazioni anche come quelle delle fake news. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo capire se l'informazione è corretta, se le fonti sono corrette, e dobbiamo farci spiegare dagli esperti cosa significa quello che sta accadendo. Parliamo ancora di sociologia della musica, perché ci può aiutare anche in questo momento di crisi, che siamo in casa un po' giù, molto, insomma, un po' tristi. Pescando nella discografia italiana o internazionale, un consiglio da un esperto di musica, che musica ascoltare in questo periodo che possa darci un messaggio anche di positività? Guarda, io ho sempre apprezzato la musica internazionale e devo dire la verità che diciamo affiancando gli ascolti dei Pink Floyd, delle Zeppelin, dei U2, dei Police, di Sting, con quella dei cantautori italiani, ho sempre diciamo, apprezzato molto la canzone d'autore di Bennato, Pino Daniele, i Jovanotti, Ligabue, Vasco Rossi, e devo dire che in questi giorni ho postato sul mio profilo Franco Battiato, La Cura, perché La Cura di Franco Battiato è una canzone straordinaria che richiama metaforicamente il tema della cura, ma la cura è globale, è affettiva, emozionale e diciamo anche forse in questo caso medicale, ma è diciamo trasversale a tutto. Quindi ascoltiamo canzoni che ci fanno del bene. E lanciamo anche il messaggio, ribadiamolo sempre, quello di restare a casa. Stiamo a casa, ascoltiamo buona musica che ci faccia emozionare, leggiamo dei bei libri interessanti, guardiamo dei film che volevamo vedere da tempo e non abbiamo avuto modo di vedere, ma soprattutto pensiamo ad approfittare di questo momento per riscoprire noi stessi individualmente in una dimensione privata, ma anche in un senso collettivo. Grazie al professore Lello Savonardo, grazie ancora. Grazie a voi.